grande soddisfazione che questa mattina diamo questo riconoscimento alla squadra femminile dell'Arezzo Calcio, ma con questa premiazione vogliamo sottolineare non soltanto le gesta sportive che sono state veramente esaltanti, perché una squadra che non perde mai una partita durante il campionato credo che sia veramente da Guinness dei primati. Ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre le gesta sportive, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità. E quindi questo è l'altro aspetto altrettanto importante che con questo premio noi vogliamo sottolineare. D'altro canto noi stiamo vedendo anche qui in questo consiglio che spesso le donne sono protagoniste. È chiaro che parlo di cose che non sono accostabili, ma tempo fa abbiamo avuto qui le donne iraniane che sono l'esempio e il fattore di riscatto e di ribellione di un popolo che è oppresso nelle loro libertà. Oggi abbiamo una squadra che ha scritto una pagina di storia per quanto riguarda lo sport, ma che è portatrice di un messaggio universale che va ben oltre questo messaggio. Insomma, io credo che sia veramente importante, cioè dare voce, dare rilievo, sottolineare ciò che le donne sono in grado di fare per quanto riguarda il loro destino, ma il destino di tutti noi. Sì, siamo veramente onorati, è un riconoscimento che sicuramente corona un po' ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, però siamo molto contenti, molto soddisfatti. Allora, c'erano tutti buoni propositi, avevamo grandi obiettivi e forti ambizioni, e serve molto in questo sport una forte ambizione. Quindi ci aspettavamo sì, ma il risultato che poi abbiamo ottenuto è stato veramente maggiore rispetto alle aspettative. Ma la ricetta è lunghissima, la formula non esiste, una matematica nel calcio, come sappiamo, ci sono tante cose che possono andare non proprio come calcolato. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile, perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. Questo è un premio all'impegno, alla passione, alle competenze, a chi ci ha creduto, ci crede e continua a crederci. I risultati della squadra femminile di Arezzo sono davvero incredibili, risultati che li portano in Serie B e li portano agli onori della cronaca proprio per il percorso che è stato fatto. È bello che sia stato realizzato anche un videodocumentario che racconti e trasmette un messaggio positivo, un messaggio di speranza. Credere nei propri sogni e con l'allenamento, con l'impegno, con la passione, questi sogni possono essere raggiunti. Un grazie di cuore al presidente Ceccarelli per aver voluto questo riconoscimento, per averci segnalato questa storia di successo e perché con questo messaggio davvero si trasmette a tutte le ragazze la voglia, la forza di crederci e di credere nei loro sogni perché possono essere raggiunti. Sì, sicuramente ringrazio tutti per l'invito, per noi è un onore e è anche una cosa bellissima perché sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo, sta crescendo molto e se noi abbiamo potuto fare qualcosa, seppur piccolo però comunque grande, siamo lieti di essere anche qui presenti per questo invito. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto, se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così. Sì, assolutamente, un bel riconoscimento che andava fatto per un grande successo di queste atlete, che è un successo calcistico ovviamente, però anche un successo personale perché sono ragazze che comunque
hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte, perché erano da sole a giocare a calcio in squadre di tutti i bambini o di tutti i ragazzi, quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione, un sogno è stata sicuramente ed è sicuramente di esempio per tutte le bambine, perché appunto non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel proprio sogno. Sicuramente l'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP. Quindi abbiamo in maniera convinta ha votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche in Regione Toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 94, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale, che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle eccepire alcune cose, in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il denaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Ecco. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti, ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che, lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Suni a CGL a gennaio, sono moltissimi, in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie.
non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico, questa maggioranza, ha potuto operare sia in regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Beh, abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della presidenza. Il presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della comunità del parco a luglio, quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio, vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate, ma credo che la presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno, perché il parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale, e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito, ecco, dai cittadini, dalle persone, cogliendo anche questa sensibilità sempre maggiore che si dimostra verso la natura, verso il turismo verde, ed il parco può offrire infinite possibilità per dare soddisfazione anche agli appassionati di quel genere di turismo, ma non solo, perché una passeggiata nel parco, una visita al parco è comunque una cosa che Dunque, in questi giorni sia la quarta commissione che il Consiglio regionale si sono impegnati e hanno affrontato il tema del bilancio dei parchi, in particolar modo il bilancio del Parco delle Apuane e il bilancio del Parco Migliarino San Rossore. Innanzitutto bisogna rilevare il ritardo notevolissimo con cui questi atti giungono all'approvazione nelle aule del Consiglio regionale della Toscana, un tema che già di per sé giustifica la bocciatura da parte del gruppo della Lega di questi atti, che, ripeto, giungono con un ritardo di almeno un anno, se non superiore, a quello che sarebbe la fisiologica procedura dell'approvazione di questi documenti. Oltre questo ragionamento, il gruppo della Lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della Regione Toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la Regione Toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale, e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco.
La situazione dei tre parchi regionali non ci soddisfa per niente. Anche il parco della Puane, per stessa ammissione del direttore, ha le risorse appena sufficienti per, cito testualmente, la mera sussistenza della struttura. Non c'è un piano che guardi al futuro, ci sono grandi difficoltà sotto il profilo degli investimenti realizzabili e questo naturalmente mette in difficoltà non soltanto l'aspetto della promozione e della valorizzazione di territori comunque straordinari, ma anche per esempio la capacità del Consiglio di capire fra gli obiettivi e i risultati che rapporto c'è. Non si capisce quante persone stanno andando nei parchi, quali servizi trovano, come questi si pongano, diciamo, a livello nazionale all'attenzione di tutta la nostra popolazione. Quindi il nostro è un giudizio negativo che non colpisce naturalmente la struttura in quanto tale, di cui è apprezzabile anche lo sforzo, ma colpisce invece la Regione che si sciacqua la bocca a parole di investire sull'ambiente, ma che in realtà nella sostanza sta lasciando i parchi morire lentamente senza un coordinamento fra loro. La valutazione è sbalorditiva perché dopo, diciamo, sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona, quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Ecco, sono cose che dovrebbero essere approfondite. Sicuramente la Regione Toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi. Dovrebbe veramente porci un pensiero, un'attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli, perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione, o si finanziano o si cambiano le persone, perché qualcosa vuol dire che non funziona.